Prosegue nel Sannio la somministrazione dei vaccini contro il coronavirus, spinta decisiva in queste ore per i quarantenni, ai quali l'ASL sta somministrando dosi Moderna, che inizialmente invece erano state utilizzate dai medici di famiglia per i pazienti allettati. In queste ore si attende ancora la fornitura di oltre 15.000 dosi Pfizer, che dovrebbero in parte bastare per le vaccinazioni in programma questa settimana. Dosi che arrivano sempre con il contagocce, il cui utilizzo va programmato anche in base ai richiami che da circa 4 giorni stanno interessando il personale della scuola e delle forze dell'ordine. 2 categorie vaccinate mesi fa con AstraZeneca. Sul fronte dell'emergenza sanitaria, anche oggi 0 decessi nei reparti Covid del San Pio di Benevento. E su 706 tamponi analizzati dall'ASL sono 16 le nuove positività. C'è attesa per l'Open Day nel Fortore, che domani mattina si terrà a Molinara. Un altro centro sannita utilizzato dall'ASL per somministrare le monodosi Johnson & Johnson. Credo che sta facendo un ottimo lavoro l'ASL di Benevento, con a capo il direttore generale Volpe. I dati per quanto riguarda la vaccinazione sono veramente positivi se si guarda le altre province. Il vaccino è un'arma straordinaria, io l'ho scritto stamattina, ed è la nostra unica ancora di salvezza su un terreno di battaglia che è ancora incerto come quello che stiamo affrontando.